Il Zozan, quindi la nostra costruzione del corpo. Parlo poco e coinvolgo tutti, così mentre giriamo esce qualche parola. Quindi il cerchio e uniamo insieme. Portiamo subito il saluto al cielo, come buon auspicio della pratica. Un passo verso la sinistra, incrociamo le braccia davanti al petto e da Wanzan. Tutti e due i palmi spingono verso il nostro centro, piano piano iniziamo a camminare. I piedi sono tutti e due paralleli al terreno. Nel nostro lineaggio non poso prima la punta o il tallone, questo piede è posato contemporaneamente a terra. Una forza la spingo verso il centro del mio cerchio, una forza vuole uscire verso l'esterno. I gomiti sono chiusi, la mano è ben spinta. Se posso sedere, abbassare il mio corpo, faccio. Ok. Teniamo in mente di tenere la testa come se fosse appeso un filo, svoltiamo il petto, diventiamo la schiena. Chiudo. Spingo le mani verso il centro, verso l'esterno. Solo fuori, cambio direzione. Hai, apro, co. Inizio a disegnare una circonferenza con la mano sinistra, di nuovo da Wanzan. C'è sempre I nella nostra azione, quindi un'intenzione, un pensiero che spinge sempre verso il nostro centro. Salvo col ginocchio, spingo con la caviglia. Noi questo lo chiamiamo Dishi e Tani. Ripeto, verso il centro. Davanti. La linea visiva passa attraverso le dita della mano. La lingua attacca al palato. Immaginiamo di camminare come se scivolassimo sul fango. Chiudo i gomiti e spingo con tutte le mani verso il centro. Gomito e dita spingono verso giù, il polso spinge verso l'alto. L'avambraccio quasi dà fastidio alla linea visiva, quindi il mio sguardo passa un po' sotto e un po' sotto. Il gomito destro sempre chiuso, la mano spinge verso il centro. Sale bene il ginocchio. C'è sempre un'intenzione verso il nostro centro. Ricordiamo di tenere i piedi paralleli al terreno. Yeah.
mano sinistra sotto, la destra sotto, disegni una circonferenza. Di nuovo davanti. Queste sono le varie prospettive da, d'attacco. Linea retta è più immediato. Quindi qua c'è un movimento che si chiama qua trapassare, quindi da qua 1, 2. Il passo dritto, poi anche a zigzag. Quindi a breve distanza abbiamo visto come da questo movimento, almeno questo, c'è l'entrata, però a breve distanza è pericoloso perché comunque mi metto a agitato del suo attacco, quindi è bene usare una misura che mi permette di, e qua sta la particolarità del pufà, del papà, di poter attaccare quando lui ancora non se l'aspetta e non può raggiungermi con le sue tecniche. Quindi a distanza io posso puntare per non fare capire dove attacco, poi sotto e dentro. Questa tecnica di camminata appunto ci dà più sicurezza perché se attacchiamo a una certa misura e la velocità e la massa. Quindi si è veramente più efficaci e incisivi nel momento dell'impatto. Grazie.